Ciao a tutti. Oggi esploreremo una teoria che ha afflitto gli scienziati e gli appassionati di fisica in tutto il mondo, l'ipotesi di simulazione. Condotta dall'ex scienziato della NASA Thomas Campbell e dal suo team, questa teoria suggerisce che la nostra realtà potrebbe essere una simulazione complessa, molto simile a un videogioco avanzato. Capiamo cosa significa questa ipotesi. Come è stato testato? E quali effetti ha sulla nostra comprensione dell'universo? Ipotesi di simulazione. L'ipotesi di simulazione suggerisce che la realtà in cui viviamo potrebbe essere un edificio artificiale progettato da un'entità avanzata. Immaginate un videogioco in cui il mondo viene generato su richiesta solo quando il giocatore guarda una certa parte della scena. Campbell e il suo team credono che qualcosa di simile potrebbe accadere nella nostra realtà. Questa teoria si basa su interpretazioni non convenzionali della meccanica quantistica, in particolare il famoso esperimento a doppia fessura. In questo esperimento, quando la luce passa attraverso due fessure, forma un modello di interferenza, il che suggerisce che la luce si comporta come un'onda. Tuttavia, questo modello è scomparso quando la luce è stata osservata con un rivelatore, suggerendo che l'osservazione stessa ha influenzato il comportamento delle particelle. Esperimenti Campbell e il suo team stanno conducendo esperimenti per testare le ipotesi di simulazione. Hanno pubblicato un articolo nel 2017 che descrive in dettaglio alcuni metodi per verificare questa teoria. Una di queste strategie è quella di osservare i momenti in cui la realtà viene resa, simile a quello che accade nei videogiochi. Uno degli esperimenti proposti prevede la memorizzazione dei dati sulle traiettorie delle particelle e sui modelli che formano in un'unità flash drive separata. Quindi, prima di vedere i risultati, casualmente, alcune chiavi USB vengono distrutte. Se i modelli di interferenza si verificano solo quando i dati della corrispondente traiettoria vengono distrutti, ciò può indicare che la realtà viene prodotta solo quando viene osservata. Inoltre, il team sta esplorando altre versioni più sofisticate degli esperimenti per testare la simulazione, la coscienza e la teoria della simulazione. La teoria della simulazione di Thomas Campbell propone una visione innovativa della coscienza come un elemento fondamentale della realtà. Contrariamente all'ipotesi della simulazione ancestrale avanzata da Nick Boston, Boston sostiene che le civiltà avanzate potrebbero creare simulazioni dettagliate del passato e che potremmo vivere in una di queste simulazioni. Per Boston, la consapevolezza degli esseri simulati sarebbe il risultato di questo ambiente simulato, cioè la consapevolezza sarebbe solo il prodotto emergente della simulazione. D'altra parte, Campbell sfida questa idea, sostenendo che la coscienza non è solo un effetto collaterale della simulazione, ma una componente essenziale che plasma la realtà stessa. E nella sua teoria, la coscienza svolge un ruolo attivo e primordiale nella struttura dell'universo. Campbell sostiene che, proprio come nei videogiochi, il rendering del mondo virtuale è direttamente influenzato da ciò che il giocatore sta osservando. Anche la realtà fisica può essere resa o rappresentata solo quando la consapevolezza lo osserva. Ciò significa che la coscienza non solo percepisce, ma partecipa anche alla creazione e alla modellazione della prospettiva, che chiamiamo realtà. Ha un profondo impatto sulla nostra comprensione della natura dell'universo. Se la coscienza è davvero un elemento fondamentale, ciò potrebbe significare che l'universo è intrinsecamente legato all'esperienza cosciente e non solo all'elaborazione delle informazioni, come suggeriscono alcune interpretazioni della fisica dell'informazione. Inoltre, questa visione suggerisce che la coscienza può svolgere un ruolo attivo nel determinare e influenzare la realtà fisica, sfidando i concetti tradizionali di obiettività e realtà, indipendenti dall'osservazione cosciente. Gli esperimenti proposti da Campbell cercano di testare queste idee, osservando il comportamento delle particelle,
in termini di osservazione e memorizzazione dei dati. Se i risultati di questi esperimenti confermano che la realtà si manifesta o cambia sulla base di osservazioni consapevoli, ciò non solo potrebbe verificare la teoria della simulazione di Campbell, ma potrebbe anche aprire nuove strade per comprendere il legame tra coscienza e realtà. Questo approccio potrebbe portare a una rivoluzione nella nostra cosmologia, rivelando che la coscienza e l'universo sono più strettamente legati di quanto pensiamo. Sfide e reazioni. Vale la pena notare che la teoria della simulazione è altamente speculativa e controversa. Molti fisici credono che ci siano spiegazioni più plausibili per i fenomeni quantistici che non richiedono ipotesi di simulazione. Nonostante ciò, scienziati come Melvin Wobson continuano ad esplorare queste idee. Ad esempio, Wobson suggerisce che la realtà può essere costituita principalmente da unità di informazione simili a bit e che le informazioni possono avere qualità. La ricerca di Campbell e del suo team ha senza dubbio catturato l'immaginazione degli scienziati e del pubblico in generale. Sebbene l'ipotesi analogica possa sembrare radicale, ci porta a mettere in discussione profondamente la natura della realtà e la nostra stessa esistenza. Ciò che è chiaro è che la scienza è sempre alla ricerca di nuove risposte e che teorie come le simulazioni ci ricordano le meraviglie e i misteri che ancora circondano l'universo. Grazie per aver guardato. Se ti piace questo video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriversi per ulteriori contenuti tecnologici meravigliosi. Ci vediamo alla prossima puntata con altre fantastiche informazioni.